Ciao, ciao. Ciao. Va bene? Bene, bene. Ti svegli? Sì, sì. Ti posati? Eccoci qua. Eccoci. Ci siamo. Saremo veloci, non vi ruberemo troppo tempo. In realtà ci ho tenuto a tenere questa conferenza stampa perché come risultato che non è, secondo le nostre aspettative, è stato un risultato entusiasta, però in realtà è stato comunque un risultato positivo. Io lo considero un risultato positivo perché comunque qui a fianco a me ho le nostre due sentinelle utili all'interno dell'Assemblea legislativa. Ovviamente ancora più rincuorato dal fatto che sono due ragazze che hanno già fatto 5 anni alle spalle di battaglia in questa regione e quindi continueranno sicuramente su quello che è il solco del Movimento 5 Stelle. Ci tengo a ribadire che abbiamo marcato la differenza in questo senso. Abbiamo portato di nuovo l'identità del Movimento 5 Stelle al centro della nostra campagna elettorale, ovvero i nostri temi. Questa è la cosa più importante che siamo riusciti a fare. Sui temi ora stiamo aspettando quello che è il nuovo governatore, ovvero la conferma dell'uscente Bonaccini, e su questi temi cercheremo poi di incalzarlo e di spostare la politica regionale. Sono temi importantissimi, lo voglio sottolineare, sono temi che ci hanno visto noi come primi a tirare fuori, come piantare 4,5 milioni di alberi, come iniziare una riconversione ecologica delle nostre aziende, come parlare di trasporto pubblico locale gratuito, come abbassare l'IRAP per quanto riguarda le nuove start-up e come aumentare da 2 a 10 milioni di euro i fondi di dotazione del microcredito regionale. Ovviamente questi sono temi su cui spero e sono sicuro che le nostre sentinelle utili all'interno della regione faranno il loro lavoro, ovvero incalzare e cercare di portare a casa il nostro programma, il nostro risultato. Ora, per quanto invece riguarda il Movimento 5 Stelle nazionale, non è in dubbio che non si sia soddisfatti del risultato elettorale come percentuale. Non è in dubbio però che sia questa una elezione regionale e che quindi il governo nazionale non ne venga scalfitto. Tengo a sottolineare che il Movimento 5 Stelle è in questa fase si appresterà a fare quella che si sono stati definiti gli stati generali, ovvero si appresterà a darsi una strutturazione, a darsi dei nuovi obiettivi per il prossimo futuro, per i prossimi 10 anni. Quindi il Movimento 5 Stelle è vivo, non è stato schiacciato, ha tenuto comunque 102.000 persone che hanno dato la preferenza al simbolo del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, non sono poche. Anzi sono tantissime, io li vorrei ringraziare ad uno, poi alla fine la cosa che più io in questa campagna elettorale ho cercato di tenere come candidato presidente era quello di tenere unito il gruppo, tenere unito il Movimento 5 Stelle, e sono riuscito ad avere dalla base, dai nostri portavoce, dai nostri attivisti, dai nostri simpatizzanti sul territorio davvero un'energia incredibile che io penso e spero di aver trasmesso con il mio sorriso e il mio modo di vedere da romagnolo il bicchiere mezzo pieno. Tengo a sottolineare, come diceva il poeta, l'ottimismo è il profumo della vita. Ora io lascio la parola alle mie due sentinelle utili, che so che saranno bravissime e ci faranno riempire di orgoglio a noi e a tutti i 102.000 elettori che le hanno riconfermate nella nostra regione. Vai Silvia, poi dopo come vuoi. Sì. Va benissimo. No, intanto io ci tengo a ringraziare Simone perché è stato davvero un candidato ottimo e soprattutto è e sarà secondo me una risorsa per il Movimento 5 Stelle. Ha avuto la possibilità di farci conoscere, sapete che lui è consigliere di Forlì, si è fatto conoscere in tutta la regione e devo dire che a condizioni date noi abbiamo davvero dato il massimo. Lo abbiamo fatto anche con il sorriso, lo vedete, insomma Simone è una persona solare
che ha aiutato, come diceva giustamente, anche a ricompattare i gruppi, a fare squadra, e questo per noi è positivo. Naturalmente, insomma, il nostro ruolo all'interno dell'Assemblea legislativa lo conoscete, cioè noi vigileremo su quello che succederà all'interno della regione, e saremo un po' il terzo incomodo all'interno di questo bipolarismo che si è manifestato, e però lo vogliamo fare anche con spirito propositivo, nel senso che io credo che a livello nazionale, se la maggioranza, come è auspicabile che sia, e non, in questo, diciamo, non ci sono dubbi in questo senso, terrà, credo che sia, come dire, la condizione migliore per convergere sui nostri temi. In campagna elettorale Bonaccini ha fatto tante promesse, e noi lo misureremo su questo e andremo a verificare nel dettaglio che ciò che ha promesso e che ci piace verrà realizzato, perché ci sono anche cose che non ci piacciono, su cui faremo naturalmente battaglia, penso all'autostrada Cispadana, una su tutte. Però ci sono anche temi che sono stati annunciati in campagna elettorale, portati avanti soprattutto da alcune forze all'interno della coalizione, su cui si potrebbe convergere sempre e solo, lo sapete, nell'interesse dei cittadini, perché alla fine è quello che ci interessa. Quindi soprattutto temi legati alla sostenibilità ambientale, e la nostra funzione sarà quella anche di alzare l'asticella e portare avanti politiche che sono lungimiranti, perché avendo loro creato una coalizione molto eterogenea, di forze anche diverse tra loro, penso a Più Europa, ai Verdi, insomma c'è di tutto dentro la coalizione di maggioranza, il rischio è che come dire, ci si accordi su politiche al ribasso, e invece noi cercheremo di alzare l'asticella e portare avanti il nostro programma e portarli loro su obiettivi molto più lungimiranti, insomma, di quelli che potrebbero essere, perché il rischio che io vedo è questo qua, e quella sarà la nostra funzione di stimolo e sì, di puntare alto, perché è una regione, insomma, la nostra, che merita di portare avanti obiettivi lungimiranti. Siamo una regione più avanzata delle altre, però su alcuni temi arranchiamo, temi ambientali per esempio, e allora la tematica ambientale, lo sapete, è all'ordine del giorno, bisogna avere coraggio e avere anche visioni lungimiranti, quindi questa sarà un po' la nostra funzione. Allora, io credo che Simone, che ha fatto questa esperienza, un'esperienza intensa, breve, ma che gli ha permesso di girare tutto il territorio, quindi di conoscere ancora meglio i territori, i gruppi degli attivisti e in generale i problemi della regione, dato che non ci sono eletti in Romagna, mi auguro che lui voglia essere un po' l'eletto, il terzo eletto, diciamo il terzo non eletto ma eletto, insomma, il nostro riferimento per la Romagna. Io romperò le scatole, sono consigliere comunale, per cui... Il nostro riferimento per la Romagna, per i temi romagnoli, e quindi questo mi farebbe molto piacere, quindi se questo fosse già, come dire, se lo vedessimo un po' come parte del gruppo regionale. Le priorità noi le abbiamo enunciate più tante volte, no? Io credo che sia molto importante che il Movimento 5 Stelle ci sia in regione, perché come ho sempre sostenuto tanti temi tendono a scomparire, perché effettivamente chi li ha portati nel dibattito, chi li ha ripetuti nel dibattito, chi li ha sollecitati siamo stati soltanto noi. Dai problemi del trasporto pubblico, come diceva Simone, ma tanti problemi della sanità pubblica, che nonostante si dica che funziona bene, si può solo migliorare, in realtà non funziona bene e sotto tanti aspetti lascia indietro, per esempio, tanti territori periferici. Credo che con la presenza del Movimento 5 Stelle si continua, per esempio, a parlare del fatto che non ci sono territori di serie A e territori di serie B, che la politica non si fa soltanto per i capoluoghi che vanno da Rimini a Piacenza, ma si fa, esatto, per gli Appennini, si fa per la Bassa, non si chiudono appunto i punti nascita, non si depotenziano i reparti periferici e si incentiva il piccolo commercio, l'artigiano, insomma, quelle misure che a volte sfuggono alla vista un po' dei partiti, che tendono a cogliere soltanto dimensioni più importanti a volte, e che le dimensioni più di dettaglio, appunto il piccolo, chi non è neanche abituato a essere tanto, trovare tanto ascolto dalla politica, appunto viene lasciato fuori. Quindi l'elezione ha avuto una valenza anche politica, nel senso che la polarizzazione è dovuta effettivamente, io credo, a questo, una polarizzazione estrema. Si tratta adesso di rimettere gli occhi sullo locale, su Emilia Romagna, quindi adesso torniamo a noi,
torniamo qui, e se torniamo qui credo che sia molto sano che esista un terzo polo, perché chi ha magari tirato un sospiro di sollievo, no? Con un occhio soltanto al grande, con un occhio soltanto al macroscopico, al globale, al politico, potrebbe essere deluso dopodomani quando vede che poi non c'è soltanto quell'aspetto, c'è anche l'aspetto fondamentale, che è quello poi di cui la regione si occupa. Il trasporto pubblico che prendi ogni mattina, la lista d'attesa che non scorre per un intervento, per una visita, il pronto soccorso intasato in cui a volte addirittura sono a rischio di medici stessi, che è in emergenza, che si occupa delle nostre emergenze, e quindi che ritorniamo insomma alla vita quotidiana, e credo che i temi della vita quotidiana vadano portati, siamo sempre stati portati, secondo me, con grande regolarità, con grande orgoglio dal Movimento 5 Stelle. Quindi noi siamo qui perché vogliamo una regione che innanzitutto risolve i problemi e non ne crea di nuovi, e poi vogliamo una regione che accompagna il cittadino appunto nella propria vita quotidiana. Quindi da adesso in poi io direi che il discorso deve appunto tornare a noi e tornare ai problemi emiliani e romagnoli, con l'aiuto di Simone. Quindi su questo ovviamente noi continuiamo come prima e più di prima, e insomma nella terza via ci crediamo. Avete qualche domanda? Sì. Tu appunto hai parlato del fatto di aver provato a tenere unito in questa cosa il movimento, che noi sappiamo partiva già in difficoltà, e diciamo purtroppo nel farlo però ti trovavi anche a doverti confrontare con quello che succedeva a livello nazionale, sì. Ne sono successe proprio di tutte durante la campagna elettorale. Ci hai fatto mancare nulla. Ti chiedo proprio questo, secondo te ci sei riuscito, o cioè hai sentito veramente da parte di tutti il sostegno a questa corsa, sia a livello locale che nazionale? Allora, io ti parlo della base. Come sapete, io sono stato il primo a parlare nella riunione che abbiamo fatto a Bologna a fine di novembre, in cui abbiamo deciso, poi è stata propedeutica a presentarci e quindi alla votazione su Rousseau, nella quale abbiamo deciso di non prenderci una pausa. Quindi io sono contento di aver portato il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna alle votazioni, sono contento di aver avuto 102.000 persone che ci hanno dato la preferenza. Ovviamente, come ho detto prima, ora si apre il dibattito serio all'interno del Movimento 5 Stelle nazionale. Ho avuto un supporto sufficiente e anche quasi buono dal nazionale. Devo dire che il nazionale però in questo momento ha altri problemi, che sono quelli di governare il paese, e quindi forse ci sono interessi molto più alti di quelli che sono le elezioni regionali del Movimento 5 Stelle. Questa non vuole essere una scusa, questa vuole essere una piccola giustificazione forse al fatto che ci sono state, non ci siamo fatti, come ho detto prima, mancare nulla, comprese le dimissioni del capo politico 3 giorni prima delle elezioni. Questo comunque io lo vedo, come sono abituato nella mia vita, come bicchiere mezzo pieno, perché questo ci darà modo di avere sicuramente un'energia che viene dal basso, da tutti i portavoce che ho incontrato, da tutti gli attivisti che ho incontrato sul territorio, di un entusiasmo e di una capacità che io mi riconosco di aver aggregato, e quindi di aver messo insieme anche quelle piccole discordanze che c'erano sui territori. Sono contento che questo possa essere poi la spinta motrice che ci porterà a fare scelte giuste e scelte coerenti con quella che è la nostra identità, ovvero noi siamo, come abbiamo già detto più di una volta, la terza via, siamo alternativi alla destra e alla sinistra, perché noi parliamo di temi, e voglio e sono sicuro che succederà agli stati generali, si parlerà di come fare in modo che il Movimento 5 Stelle sia più efficace sui temi e sia più efficace nel comunicare i risultati che ha ottenuto, dandosi una piccola struttura sicuramente leggera, ma questo sarà una discussione che avverrà all'interno degli stati generali, quindi questa magari può essere una mia idea. Diciamo che la discussione è molto aperta e sarà una discussione essenziale per il futuro del Movimento 5 Stelle. Da questo ripartiamo da due consiglieri come nel 2010, ripartiamo da un'Emilia Romagna che non è morta a livello di Movimento 5 Stelle, da temi importantissimi che in campagna elettorale anche gli altri hanno fatto loro. Questo vuol dire che sono temi seri che noi sentiamo e che portiamo dai nostri comitati, dalle nostre associazioni, che ascoltiamo quotidianamente nei territori con i nostri consiglieri comunali, con i nostri attivisti. Ha sentito Crimi o Di Maio? Sì, ho avuto una telefonata di Crimi, mi ha fatto molto piacere perché si è congratulato con me per l'energia e lo sforzo che ci ho messo, e abbiamo comunque ribadito entrambi che ci sono
delle discussioni da portare agli stati generali, quindi da affrontare in maniera seria e propositiva, come noi sappiamo fare nella nostra eterogeneità e nella nostra capacità comunicativa e nella nostra credenza nell'intelligenza collettiva. Esatto, nella nostra diversità ci sta. Di Maio no. Di Maio non l'ho sentito. Io volevo chiedere se nell'analisi di queste prime ore, secondo voi c'è stato o meno un fenomeno consistente di voto è sotto gli occhi di tutti. Ci sono stati 88.000 voti per Simone Benigni presidente, ci sono stati 102.000 voti per quello che era lista, cioè questo è un dato innegabile, non è che possiamo nasconderci dietro un dito. Il voto disgiunto fa parte di questa legge elettorale, non c'è in altre leggi elettorali, noi non l'abbiamo chiesto se non indirettamente, purtroppo, come sapete, attraverso altre fonti. Noi ovviamente abbiamo sempre chiesto di avere i voti per noi, perché noi siamo un'altra cosa rispetto a quello che è il programma di Bonaccini, rispetto a quello che è il programma della Borgonzoni. Abbiamo avuto la nostra soddisfazione di avere 102.000 persone che ci hanno dato la preferenza sul nostro simbolo, per cui vuol dire che il Movimento 5 Stelle c'è e sui nostri temi, come ho detto, aspettiamo poi. In un dibattito così polarizzato il voto disgiunto è anche fisiologico, chiaro che poi soprattutto dopo, come dire, alcune boutade di Salvini, insomma, le scampanellate al pilastro, per dirne una su tutte, è chiaro che... Voglio ricordare che Salvini aveva detto che avrebbero liberato l'Emilia Romagna e il Movimento 5 Stelle non c'era, era scomparso. Il Movimento 5 Stelle non è scomparso, perché 102.000 elettori comunque sono tantissimi, molti di più di tante altre liste. Mi dispiace, dico la verità, che i media non abbiano dato troppo spazio o tanto spazio o egual spazio a tutti e sette i candidati che erano presenti. Io sono sempre stato un democratico, sono sempre stato anche una persona aperta al dialogo con tutti, come lo siamo noi con il Movimento 5 Stelle, ma al dialogo sui temi ovviamente. E questo vuol dire che la stampa ha spinto alla polarizzazione di questa competizione elettorale solo verso Borgonzoni e Salvini, Bonaccini e Salvini. Ricordo che la Borgonzoni, anche se io l'ho nominata, in realtà è stata nominata pochissime volte, e mi dispiace che la Lega abbia scelto di avere questo tipo di campagna elettorale, perché comunque lede quelli che sono i principi proporzionali di questa regione, quelle che sono poi le prerogative di un candidato che, essendo tale, alla carica di presidente non è poco, dovrebbe poter esprimersi in ogni consesso ove è richiesto per l'elezione in questa regione. L'Istituto Cattaneo ha fatto uno studio, no? Analizzando ovviamente esatto, il voto. Voi dite il Movimento 5 Stelle c'è ancora, siamo alla terza via, eccetera. Guardando questi dati, per esempio, analizza quattro città, Forlì, Parma, Ferrara. E ovviamente, come diceva anche lei, è evidente il voto disgiunto che sia stato determinante. Poi parliamo di, ad esempio, elettori pentastellati, 71% Forlì, 62,7% Parma, 48% Ferrara, che hanno scelto Bonaccini invece di Benigni. Semplicemente, cos'è che non ha funzionato? Sono dati molto... No, guardi, sì, è vero, c'è stata una polarizzazione fra A e B, scegliere A e B, e non c'è stato neanche un po' di voglia da parte né dei media né, diciamo, della politica in generale di parlare invece di C, D, E, F e G. Perché purtroppo questa polarizzazione, soprattutto innescando la paura di un ritorno al fascismo da una parte, o innescando la paura di un eccesso di dover liberare qualcuno da qualcosa, questa polarizzazione ha spinto ovviamente molti cittadini a, per paura, a fare il voto disgiunto. Ma io non voglio ringraziare anche loro, cioè alla fine questa legge elettorale lo permette, per cui in altre regioni non è permesso il voto disgiunto, in altre regioni la legge elettorale è diversa, e quindi alla fine abbiamo questo risultato. Adesso io sinceramente lo leggerò con molta più, diciamo, con molta più analisi critica, e quindi i dati verranno piano piano snocciolati e capiremo quali sono stati i movimenti, se è possibile capirli, e quindi ne trarremo quelle conseguenze per riuscire a ripartire con uno slancio nuovo. Beh, sicuramente avrà inciso anche il lungo dibattito interno che c'è stato dentro il Movimento 5 Stelle sull'alleanza o meno col PD. Non saranno stati solo i media a parlare. No, certo, io ho detto anche la politica, sì. Mi riferivo in senso lato un po' a tutti.
Bonaccini ha detto che si è perso un'occasione, che era quella di, fare di tentare l'alleanza qui, come era stato fatto in Umbria. No, non sono convinto che si sia perso l'occasione, anzi l'occasione adesso noi ce l'abbiamo a vederla sui temi, quindi da domani vediamo se Bonaccini tutto quello che ha promesso per riuscire ad ottenere il massimo possibile dal nostro voto disgiunto lo applicherà e lo porterà, diciamo, a naturale conseguenza, ovvero l'applicazione. Perché noi poi alla fine siamo lì, stiamo ad aspettare i fatti, non è che i fatti adesso potrò dire un giorno, magari i fatti ci potrà dire Bonaccini, i fatti ci cosano, però in realtà prima vediamo Cammello e poi facciamo il prezzo. Comunque. Volevo fare un'altra domanda, diciamo che il fronte di chi avrebbe preferito non veder correre i 5 Stelle, mi riferisco in particolar modo a Bugani, si è già espresso poi duramente sull'esito che c'è stato finale, detto quello che ha detto. Io l'ho visto anche, l'ho anche sentito, devo dire che probabilmente riferirsi a Caporetto ci vorrebbe un po' più di conoscenza di quello che è stato Caporetto, in realtà noi ci siamo perché abbiamo 102.000 elettori che ci hanno votato, questo vuol dire che non siamo scomparsi, non siamo stati distrutti. Ovviamente ognuno, noi siamo belli perché in realtà uno vale uno quando dobbiamo votare, poi però ve lo ricordo, uno non vale l'altro, quindi le persone fanno la differenza, noi su questa convinzione cercheremo di portare avanti quelle che sono le idee che sono venute dalla base, quindi la base ha voluto presentarsi in questa regione al di là di quello che pensava qualcuno, e quindi noi ci siamo presentati, abbiamo ottenuto 2 sentinelle all'interno dell'assemblea legislativa. Penso che il mio percorso di questa campagna elettorale intensa, velocissima, tutta in salita, anche all'oscuro, sia un percorso che almeno a me è soddisfacente dal punto di vista del risultato ottenuto, soddisfacente non nelle percentuali ma nel fatto di essere presenti in questa regione. Quindi lo rifarebbe? Si ricandiderebbe? Assolutely yes. Assolutamente sì. Comunque a livello regionale, cioè lo sapete, noi facciamo sempre molta fatica, no? a vincere le regioni perché andiamo da soli. Però in Calabria, per esempio, hanno preso, cioè, avevano la stessa condizione nazionale, il 5 Stelle ha preso il doppio delle percentuali. Ma era una regione diversa, però. Era una regione totalmente diversa. Avevano anche uno sbarramento dell'8%, come questa cifra, voglio dire, il risultato. Però per noi l'obiettivo è sempre stato mettere qualcuno dentro a vigilare. Siamo partiti con lo slogan, no? Sentinelle utili. Poi io non ho mai detto prenderemo il 10, vedo, ho sempre scherzato, ho sempre detto 51. Il massimo, una volta qualcuno ha detto il 51, qualcuno ha detto il 61 quando ho rilanciato. Cioè è ovvio, siamo partiti con lo slogan sentinelle utili, il nostro obiettivo era arrivare a stare in regione e a portare soprattutto a portare discussione politica sui temi. Io ci sono riuscito e questo ne sono fiero. Perché abbiamo portato Bonaccini a parlare di trasporto pubblico locale gratuito fino ai 18 anni, quando io ho proposto i 14. Trasporto pubblico locale gratuito quando ci sono i periodi di smog. Abbiamo portato Bonaccini a dire riapriremo i 4 punti nascita chiusi, li ha chiusi Bonaccini. È per quello che vi dico, lo aspettiamo adesso al via. Cioè, lo aspettiamo proprio sui risultati. Quindi noi di solito quello che proponiamo lo manteniamo, voglio ricordarvi a livello nazionale 40 leggi che abbiamo fatto, legge di cittadinanza, decreto dignità, cioè ce ne sono 1000, ultimamente abbiamo fatto lo spazza corrotti, abbiamo fatto la prescrizione, la riforma della prescrizione. Decreto scuola, abbiamo fatto di quelle cose, abbiamo sbloccato tantissimi di cantieri, io ho girato tutto il nord dell'Emilia Romagna con Toninelli, tanto vituperato, che in realtà alla fine è stato uno dei ministri che ha sbloccato più risorse in opere utili, piccole opere utili, necessarie e sufficienti per far ripartire un po' di economia in questa regione. Ricordo che a livello governativo abbiamo sbloccato solo per la regione Emilia-Romagna 150 milioni per il rinnovo del parco autobus. Insomma, sono pochi, ma sono soldi che arrivano in questa regione grazie a un governo che ha fatto il suo lavoro prima col Conte 1 e poi col Conte 2. Quindi vuol dire che l'unica cosa comune in questi due governi era il Movimento 5 Stelle, e su questo non c'è dubbio. Sì, io tra l'altro penso che anche chi non ci ha votato sia contento comunque di avere la nostra presenza all'interno della regione, perché comunque noi abbiamo le mani libere, possiamo vigilare su quello che succede e credo che una regione con il Movimento 5 Stelle all'interno sia una regione comunque migliore e sia meglio avere qualche sentinella che non qualche sentinella, qualche consigliere, qualche eletto, piuttosto che non avere nessuno. Esatto. Se non ci sono altre domande, finiamo. Ci sono le TV che volevano fare delle interviste. Va bene.
Va bene, grazie. Grazie mille.